E allora ci siamo pronti, buonasera, benvenuti a tutti. Ragazzi, ci siete? Oh. Sì, ci No, non siamo. so se questa atmosfera, se iniziamo così, No, siamo a ma cavallo. pensavo. No, più che Su, altro ci pensavo sei. un'introduzione. Pensavo più un'introduzione. Poi, dopo quello che è successo l'altra volta, io ho avuto un po' paura a mostrarmi di nuovo. Però pensavo un'introduzione un po' più adeguata, insomma. No, volevo intravedo un Hiroshi con una bella felpa, sotto la felpa intravedo un azzurro molto scintillante. Siamo pronti. Se non vi buschiamo questa sera, non vi buschiamo più, quindi attaccare. Attenzione! Allora, visto che stanno già partendo con la qualifica, prima di tuffarci in pista, diamo una rapida occhiata a quella che è la classifica, che dopo il Gran Premio di Francia ci vede ancora in testa, 253 punti, 39 punti di vantaggio sui brasiliani, Liga Online F1, poi gli MRL a quota 206, poi CF1, Simarge, F1 CVL, DRL, Liga Colombia ed LPF, fanalino di coda in nona posizione a quota 54. Usciamo dal Gran Premio di Francia con 15 punti di penalità sulla classifica generale, 15 punti che derivano dal contatto che c'è stato all'ultimo giro tra Alberto e Rufo. Insomma, la battaglia intensa, Jacopo, ce la puoi raccontare? Tu eri lì, insomma, eri vicino, ci puoi dire di più. Allora, non commento sulla penalità, per favore. No! Beh, sì, battaglia intensa, giusta la penalità su Alberto, 15 punti, sinceramente, mi sembra un po' troppo. La penalità, sinceramente, dal mio punto di vista, anche rivedendo le immagini, ci può stare. Gara intensa, sì, è stata molto intensa. C'è anche Rufus, tra l'altro, partecipa pure oggi, quindi sono molto interessato a vedere se si comporterà bene come ha fatto in Francia. E per il resto, beh. Avevamo portato a casa un buonissimo risultato, peccato per la penalità, però siamo ancora in testa. Meglio così per noi, ragazzi. Adesso forza Alberto e Mattia. E allora ci tuffiamo subito in pista perché Già insomma sono l'azione è varias viva, pessoas sono in accompagnando a 14, nossa vedi che la gente, i trasmissão. buoi stanno A scappando dalla sala, trasmissão no, a do parte questo, Mundial c'è de la Fórmula detenzione 1 del team Sports inglese che organizzato adesso pelo è Gruppo volentieri a Alfa fare controllare due Brasil. piloti, oggi non c'era E Orbiti, a non corrida c'era promete. l'altro piloto A che adesso corrida non ricordo, promete, a quello che rapaziada schieravano è da Spurs, solitamente, è a do fatto pé sta che insomma pesado. E all'Orfield tá firme e forte non aqui hanno no avuto evento. modo di Na sua schierare un altro opinião, pilota, ô ecco. Scabir, dá uma E olhada dalla lá no live site em relação eventualmente à se ci fanno sapere se il classificação. volume è Nós buono, temos se aqui bisogna também um regolarlo, duo. così insomma ci O Eduardo regoliamo di César de Goiatuba conseguenza. são os dois Detto questo, brasileiros. siamo Depois a con gente vai passar tutti i aí, brasiliani claro, che sono in a pista con classificação do Dudu, che è Mundial. in quinta Mas posizione enfim, nella loro na prima sua categoria, opinião, suo corrida compagno sarà Matteus promete hoje 44, che invece è primo o classificato Scabir? E os della seconda italianos categoria. firmi e Vedi, forte Andre, na liderança do decidimos di campeonato, abbassare un né? po' il volume. Il volume Ah, sì, su Cupira, della quella gara promette, sì, bastante emoção aí durante toda a suppongo prova. della gara. E agora você falou, os italianos aí forti, mais uma vez No, aí, giusto, sì, no, intanto possiamo buscando andare. uma Intanto ho vittoria, già provveduto ad apesar da abbassare un quando a corrida pochettino passare, il ter terem livello. feito uma etapa Inquadrato al peggio in razoável, questo momento, e se mostram ragazzi, muito come fortes dice aí, spesso então Andrea, a dupla una si è gara battuta hoje, né? ostica e agnostica, quella di Silverstone, Assim, perché quasi sappiamo che il partida, meteo sarà tutto realmente sereno, andando ed muito è bem, spesso una diga-se gara passagem, dove nós estamos anche chi ha mostrando molto aqui o passo a Albert volte non riesce a scappare come vorrebbe, una gara che tende ad essere a e trenino. amigão do Grupo Alfa in Soprattutto Brasil, non e dire gatto amigão se non c'hai nel Don't sacco. say Esse catty if you Maicon don't have da it in the massa sack. também tá scappiamo o no, Cosa? Niente. No, amigão, deve Attenzione, andare adesso, nuovo Cupira. È arrivato arrivato! Io nel nem so sette. l'italiano. Nuovo Eccolo qui. acquisto. Luca, Numero ti preciso confermo di nome, abbassare la live. Ancora? Perché Ancora di più? sì. Perfetto, allora scendiamo ancora Cioè, e vi hai una lanciamo un voce pochettino troppo volume. squillante. Hai una voce troppo squillante, Luca. No, ma penso che sia il volume della gara per sentire noi, perché insomma ci siamo allestiti un pochettino meglio. Vedete che adesso la live si vede in maniera decisamente più scorrevole rispetto a quando l'avevamo vista nelle ultime dirette. Alberto, che tra l'altro sta girando e vediamo. Buon giro, buon giro. Infatti, Alberto sta migliorando, cioè sta migliorando, sta segnando Uno dei un buon pochi ritmo. ci viene concesso di vedere, incredibile, sembra strano. Uno Eh? dei pochi giri ci viene No! concesso di vedere, sembra strano. Fa strano. No, È vero, dai, però è vero, in Francia stavano inquadrando i box. Le bandierine sopra la classifica sono di Alberto Bello, 24 e 1. 24 e 1. Mazza, deve essere il Sai primo tentativo.
non è male. In master abbiamo fatto 23-7 la pole, quindi diciamo che non è una pista dove puoi tagliare, cioè non è che dici che adesso c'è una differenza che puoi tranciare una curva, zero, cambia zero. Quindi quanto mi dispiace che hanno preso 7 decimi in Liga Online. Mi dispiace tanto al primo giro perché aspetta, dobbiamo aspettare Rufus, che lui diciamo No, ragazzi, stanno inquadrando tutti e due i nostri piloti. Cioè non è vero. Ragazzi, domani finisce il mondo. Aiuto. Oh, no. ragazzi, dai, su, porca miseria. Vediamo Mattia, sembra molto pulita la guida, stretto come al solito. Molto vicino ad Alberto. Molto vicino, Sì, sì. Uno è andato a muro in uscita da Mago. È sta fuori da Sessão. E sta fuori da Sessão. Mi sto emozionando che abbiamo visto entrambi i piloti nell'ultimo settore. E infatti se li fanno vedere adesso così in gara non li vediamo più. Potrebbe essere un segno positivo. Arriva Matthew sul traguardo. 1-2. Diciamo che diciamo che è in linea con quello che avevo visto negli allenamenti, ovvero un Alberto che aveva un decimino e mezzo nel taschino più di Matthew. In questo momento si sta confermando. Vediamo se Matthew nel fine sessione trova qualcosa in più. E vediamo soprattutto il giro di Rufus, che nella sua magnificenza ha sbagliato il giro. No, più che altro Mattia su questa pista faceva proprio fatica, anche nel campionato non si è mai trovato bene, poi ha massimizzato il risultato, ma è una pista che quest'anno gli viene molto difficile. Intanto Andrea Lungagnani, cosa ci sta? Sono contrariato, giustamente. Sono contrariato. Dobbiamo iniziare la cartellonista. Ma io vorrei capire una cosa. Inviateci le foto dei vostri cartelloni più originali. Rufus, ragazzi, Rufus in testa. Abbiamo anche il tifoso di League Online F1. Wow. Che vamos, Brasil, vamos. Si chiama Saludos. Saludos. Comunque ragazzi, mi sa che Rufus è un gran bel pilotino comunque, perché anche qua ha fatto un bel tempo, sì, ma di poco, pochi millesimi. È una gara che, oddio, Viegas è a 2 decimi abbondanti da Matthew, ma è a 4 da Alberto su questa pista, che non sono pochissimi, visto che insomma 24 medio ce l'avevo io, quindi vuol dire che male non eravamo, sia io che Mauro. Però, insomma, eravamo messi benino. Mi ricordo Viegas in Francia, che era stato uno dei pochi a optare per la gomma più dura, tra virgolette, in qualifica la media, ed era andato molto bene perché si era inserito tra me e Farris. Però poi dopo noi avevamo fatto tempo con la rossa e lui è stato inglobato in mezzo gruppo ed è successo un casino. Quindi Viegas io lo terrei sotto occhio, perché non è da qualche gara che comunque sta lì. Magari può rompere un po' le scatole, comunque diciamo da tenere d'occhio. Come ho detto io anche agli altri ragazzi, intanto non vediamo Ema ancora. Non lo sentiamo. Non lo vediamo e non lo sentiamo. Dicevo, vediamo un pochettino la situazione, anche perché insomma, con tutto il bene del mondo, Rufus può vincere pure tutte e tre le gare, che tanto se i nostri sono sempre dietro, il compagno non ci arriva mai davanti, i brasiliani sono dietro, come si dice, ce ne importa il giusto delle vittorie di Rufus, perché è un campionato a squadre, eccolo, e quindi è bene fare l'interesse della squadra. Ma perché, Andrea? Perché? Che succede? No, ogni volta che si parla di Rufus adesso io. Imparo la mia polemica silenziosa, come il famoso tifoso della Roma che esibì sono contrariato allo stadio. Sono contrariato. Una scena incredibile, una scena storica, se vogliamo metterla così. Tanto diamo il benvenuto a Mazu, finalmente, Mazu, che sei? Si... palesa. Ma io lo vedo fermo così. Sì, con è una bellissima statua. Eccolo che si è mosso. È bellissimo. Lo sentiamo un po' a tratti, secondo me. Sì, 8 minuti, credo che adesso si uscirà per un secondo tentativo da parte di tutti. Sì. Dudu ha fatto il tempo con la gialla, credo, oppure l'ha fatta con la rossa, che non ho idea del monitor delle gomme. Credo gialla, secondo me anche. Comunque posso dire una cosa. Credo che sia una strategia dei brasiliani, perché anche Matheus ora ha fatto per un tempo alto, 28.5 con la media, secondo me farà un altro tentativo. Comunque posso dire una cosa, per i brasiliani ero, cioè,
Speravo che magari ci fosse Bortoloso, perché volevo vedere come la verità come è che Andrea ne aspettava una, Long ne aspettava un altro, però perché Andrea si muove il dito? Uno solo deve correre. Aspetta. Il mitico Bellini deve correre. E io in questo caso, Andrea, mostrerei il cartello, perché siccome non c'è, direi che sono contrariato. Ecco. Ormai potrebbe diventare il leitmotiv di questa serata, il sono contrariato. Ma io ho deciso, come un vecchio politico italiano che faceva lo sciopero della fame e della sete, io farò lo sciopero della parola e esibirò solo questo. Sta arrivando solo il minuto 3. Vediamo scusa se è migliore, che sta facendo due giri consecutivi. Ma si è lanciata adesso. Ma ha fatto un giro di riposo allora. Sì, sta lanciando un giro di riposo. Ma scusatemi ragazzi, scusate un secondo, ma Andrea Vadolato cosa sta facendo? Che è con la testa capochino da due ore. Sta verificando. Io mi ero un po' preoccupato perché... Secondo me stava minacciando qualcuno del campionato, credo. Aria Rufonico. Rufonico, non ho capito se sta iniziando o sta finendo il giro. No, sta finendo, ma il giro troppo alto. 4,9 ancora alto, considerando troppo, che è il secondo alto. Tentativo. Rufos appena iniziato, Mattia inizia adesso e Alberto. Aveva lasciato stare a Rufos, quindi speriamo che non trovi traffico. Ma davanti una McLaren e Rufonico. Sì, Alberto, ecco, si è levato. Noi vediamo che Marco, insomma, ci dice che rimanere idratati è importante. Giusto. E qualcuno attenzione, no, cos'è? È Andrea che può uscire il gattino. Eccola. No! Potrebbe fa freddo anche il tuo, scusa. Sì, infatti potrebbe essere. Scusami, Raffa, ci vorrei avere anche il mio, però perché mi interessa, non so dov'è. 26-0 per Captain. Comunque guardiamo i giri davanti, regia, no? regia, avete mostrato le portiglie? Sì, pure io Forsigni invece che Racing Point, ormai pure, vabbè. Ma secondo me uno dei nostri ha mollato perché sta rallentato sul dritto adesso. Uno dei momenti più alti di tutte le live. Due gatti in live. Alberto 24-0. È il 4-0. E Matthew invece si è lanciato adesso, Matthew, oppure... Però strano, tutti che fanno due tentativi. Probabilmente sono con più gomma. Ci sarebbe il tempo di rientrare, insomma. Alberto non ce l'hai. Alberto ha fatto passare Mattia, visto in curva 4, Alberto ha fatto passare Mattia. Sì, anche perché Alberto è stato aiutato da Matthew sul rettilineo prima per dargli la scia, per questo che magari è riuscito a passare un po' il tempo. Sono curioso. Cosa fa quel gatto? Intanto sono curioso di Villegas, perché il primo tentativo non era male. Intanto inquadrano adesso Alberto, ma ha finito mo' il giro. Ma perché? Guarda Andrea che... Luca, un tuo sfogo sulla regia, per favore. E niente. Perfetto. Dipende dal messaggio che puoi mandare. Vedi, fai vedere una Racing Point, un italiano che fa piano. Quindi non specifica il tiro di rallentamento, quindi guarda quanto vanno piano questi. C'è nel concettuale. Arrivano Matthew, raga. Matthew, sta arrivando adesso. Mattia non fa l'ultimo tentativo, eh. 22! Dai! Ecco! Dai, Matti! Comunque,
Comunque, ragazzi, Mattia non fa l'ultimo tentativo, quindi ha finito qua la sua qualifica. Però considera che mi sa che è lo spettatore l'host, quindi ci dovrebbe stare un minutino. Se c'è un minutino ce la fa. La pit lane è un po' lunga, la mezza tortura. Questa gomma. Un giro se l'host, se l'host è... se è così allora ce la fa, perché se è quello che vediamo dalla grafica non ce la fa sicuro. Mauro Pera, ma sono del mestiere sti brasileri, vabbè, oh raga, via. Non tutti hanno le funzionalità di Fit, quindi tornate a vedere le nostre gare e con l'applicazione Live Timing vi basta iscrivervi al nostro sito per vedere tutti gli aggiornamenti in tempo reale su gara, gomme, tempi, intermedi, classifica aggiornata e danni alle vetture. Mi raccomando, Formula Italia Team. Abbonatovi. No. Anche mi sono fatto male. Ecco. Ah, no. Non vi fate male. Intanto chi c'è? Dudu alla fine ha scelto di andare su gomma soft per disperazione perché con la media era troppo lento. Non ho capito il senso, però vabbè. Probabilmente è stato un tentativo per capire cosa sarebbero rimasti. C'è Mattia. C'è Mattia davanti. No. C'è Mattia davanti. Ma non è Mattia, ma non è Mattia, è uno dei colombiani che ha preso in pieno, tra l'altro ha fatto un cavolo di pieno, ragazzi. Comunque quei colombiani sono un pericolo. Chiedo scusa, mi sembrava Mattia perché iniziava, ho visto la macchina leggermente rosa, invece non era Mattia. E Dudu è arrestato. Dudu avrà sicuramente detto da a Rinta. 20 Stop. Punti di penalizzazione minimo. Minimo. Ah, ragazzi, questo metti un c'è adesso, forse ce la fa, pit stop. No, lo so. Comunque, aspetta, comunque ragazzi, vorrebbe esserci un minutino in più. Vediamo quando fare la bandiera. Comunque ragazzi, no, nota di colore, Mateus che è stato inquadrato in questo momento, oggi è il suo compleanno, quello vero. Chi? Mateus. Ah, ma Mateus, il vero Matteo, il vero Mateus. Non capivo. Colombiani sono comunque sono fuori dalla pista, in mezzo alle scatole, un po' everywhere. Cioè, tutto tra l'altro continua ad essere contrariato. Io non vorrei dire, ma sappiamo cosa c'è in Colombia di particolare. No, ci dissociamo. Il caffè c'è, Il caffè, infatti, la nazionale di calcio colombiana viene chiamata Cafeteros. Anche quello, vedi? Sì, è un punto, ma perché tutti pensare male? Cioè, allora forse ce la fa. E Mazzo, che sennò Mattia legge Mazzo dopo le 23 vietato ai minori di 18 anni. Vabbè, ragazzi, su via. Ma Mazzo si sta autovietando da solo perché non si capisce cosa c'ha. Arriva il signor Rezzonico che è a 26 millesimi. Sono indietro ma i brasiliani, se... comunque a parte le prime gare sono un paio di gare che lo F1 sono un po' indietro. Sì, ma Matteo ha fatto quella gialla. Gialla di Matteo è interessante comunque. Insomma, da vedere come la gestirà perché secondo me è interessante per i loro tempi. Tu sei migliorato un decimo, tra rossa comunque, e gialla. Cioè, siamo partiti che c'erano... 7 bandiere, adesso ce ne sono. No, 8 bandiere, adesso ce ne sono 7. Eh sì, perché è saltata la prossima, bandiera domenicana. Dalla prossima ne mancherà una ancora, quindi che sarà quella inglese. Penso che se fanno ancora qualcosa, non credo rimangere. Siamo partiti in 8, non credo che rimangano. Comunque, ragazzi, credo che avete ragione. Non ancora avete ragione. Bandiera, Avete ragione voi, c'era un minuto di differenza, quindi Matthew si è lanciato. Ruffo 6 box. Ruffo 6 box è finita. Quindi poi ce l'abbiamo. Vediamo se facciamo la prima fila. Matthew intanto si è lanciato. Matteus ritirato ai box, niente. Oh, ha preso bandiera. Perché è rientrato. Cugnal fuori. Se Albi riesce a fare un grande tiro. Speriamo andiamo in Alberto. Su quelli che stanno facendo il tempo, niente, ma hanno fatto vedere il primo giro e mo devo vedere i colombiani che stanno a 4 decimi dal primo davanti a loro. Ma quello come cavolo si è parcheggiato? Ma si è ritirato. Oh, ci hanno sentito, Mattia, attenzione. Ha preso Alberto che per 2 millesimi è tempo.
Ma dai, che sfida del cavolo. Importante Mattia se riesce a concludere. Importante Mattia se riesce a concludere questo tempo, perché ha gomma più usata degli altri, quindi comunque partire con gomma più fresca è sempre buono. Vai Mattia, accelera. È sopra sta prendendo la scia, ma non basta. Vediamo un po'. Deve fare un super prima non ha, ma sì, a meno che prima non ha cannato il T3, purtroppo adesso gli intertempi non ce li abbiamo, quindi ci assiamo un po'. Per ora sembra non male la guida. Dai! No, non ce l'ha fatta. 164 e 1. Non ce l'ha fatta. Va bene comunque, ragazzi. Diciamo posizione che ottima. A livello di gara, ok, Rufus lo sappiamo che sarebbe stato là davanti. Sarebbe da controllare Matthaus, che ha la gomma diversa, quindi bisogna stare attento a chi lotta al Matthaus. Era quel Matthaus. Era quel avanti dalla squadra di Badolato. Andrea, io vorrei rimettere il suono contrariato, perché l'ho detto minimo 2 minuti fa. Ma sei arrivato adesso a sta cosa, che era il suo compleanno. Sono contrariato, ecco. Ah, ho capito adesso. Ma che pensaci tu col cuoricino, ma come si fa? Quel cuoricino è un po' da infame comunque. Venerdì prossimo lo faccio collegare, lo faccio. Comunque ragazzi, parlando... Vabbè, ma c'era già collegato in... Comunque ragazzi, parlando della gara, ragazzi... Luca, tu che hai fatto le prove, strategie, sì. Come siamo messi, come si potrebbe svolgere? Gialla rossa, Alberto ha provato a allungare la rossa fino al 14° e dopo con la gialla andava molto forte. La rossa non gli è mai sostanzialmente crollata, quindi volendo... Adesso però mi sorge un dubbio, ragazzi, perché chi parte con la gialla? Matthaus. Uh-huh. Adesso stavo pensando che la rossa comunque ne fa tanti giri, fa tantissimi. Cioè, non una ventina, però comunque se lui si ferma al 6° giro e riesce a tenerci, il fatto è che lui non può aspettare troppo a fermarsi, perché una volta che i piloti con la rossa vanno sulla gialla iniziano ad andare più forte di lui. Lui può guadagnare un po', però torniamo al discorso. Se la gialla non migliora mai, e intanto qua posti e soldi. Cos'è sta pubblicità? E adesso esce Mastrota con Eminflex. Questa è la nuova. Anzi, no! Chi è? L'isola dei famosi. No, non è l'isola dei famosi. Questa è la sponsorizzazione di quando nei quiz di Mike Buongiorno, tipo la ruota della fortuna, facevano vedere dove poteva andare in vacanza il vincitore se vinceva il premio. Bravo! Vacanza. Dove potevano andare in vacanza? Sì, è vero. Sì. Bellissimo. Io sono al via di 200 metri, ragazza. Lo mettiamo in palio per la Master League. Chi vince, viaggio. Oppure ma è una puntata di De Grand Tour. Una pelliccia di Annabella di Pavia. Non è pubblicità, era sempre quella. Non è che non abbiamo inserito riferimenti commerciali che poi arrivano gli animalisti a dire no, perché le pellicce. No, è una caricatura di quello che si dice. Sì, No, parlare di no. Il Gonzalo Patriciano, però sì. E di punto in bianco è siamo così. In pista, non c'è stato un taglio né niente. Da panorami caraibici a quel grigiore di Silverstone. Comunque, guardate il signor Hiroshi come si come si liscia il pelo. No, ma il gatto, che pelo! Beh, se c'avevo questo pelo era preoccupante. Un po'. Allora, la chiave è la partenza. Spero che Rufus non sia così incosciente da avere i denti avvelenato al via con qualcuno dei nostri. No. Ma scusate, ragazzi, una domanda che non ho capito. Ma Rufus usa il pad? Ci ho avuto il dubbio dopo la partenza con Jacopo l'altra settimana. Io la scorsa settimana non gli ho guadagnato un metro, mi sono guardato indietro, ho guadagnato 20 metri su sui miei inseguitori. Dritti tutti e due rispetto a... Allora, che cavolo è? Ti aprinse con quello scatto, porca miseria. Però, ragazzi, occhio che usa il padel. Andatevi sulle partenze, per favore. Cioè, okay, ma insegni nelle partenze a fare così, ciao. Pad, sia Farris che Mark acconsentono e confermano. Al pad? Infatti no, hai il pad, non fraintendete, non... è questo
E questo apro, chiudo il discorso. Io consumavo sempre meno legumi rispetto a lui e c'avevo il pad anch'io. Chiuso il discorso. Ecco, no, questo è per dire che comunque, insomma, questo puoi avere il pad, puoi avere tra me il sottoscritto. No, dicevo, comunque ragazzi, partenza. Comunque il fatto che tu avevi l'usura minore significa che insomma la classe non è acqua, come si dice. Puoi avere tutti gli comunque, vantaggi ragazzi del mondo, però poi li devi saper usare. Infatti Michele ci fa un ok. Partenza adesso dalla gara, speriamo bene. Ho paura per il titolo. Correggi il titolo. Mi sa che c'è il Gran Premio di Russia, mi dicono. Sì, sì, confermo. Adesso ho visto io. Però, vai, vai, tranquillo, vai, vai. Eccoci. Attenzione, io ho paura che Rufus possa scattare meglio di Mattia, speriamo di no. Ce ne faremo una ragione. E infatti è partito come un fiondo. Guarda lì, ciao. Ah no, è partito con calma. Paura. Ha già cribbio. Vabbè dai, secondo e terzi, dai. Mamma mia. Acosta dietro. Viegas. L'ha toccato qualcuno perché è scappato un po' anomalo, era nel dritto, a meno che non ha dato troppo gas, ma è un po' anomalo. Speriamo che Mattia... notato da Luigi, profondato. C'è Barbieto che sta facendo degli scatti paurosi, ragazzi. Più che altro... Barbieto, come cavolo si chiama? Il Barbieto di Siviglia. Il Barbieto di Siviglia, esatto. Sì, come per tutti lo chiamo... Per tutti lo chiameremo Barba Bietola. Io spero che Mattia non abbia rotto con quella botta, perché da fuori si è vista una gran bella botta. Sì, ma non ho visto Flap volare. Secondo me non ha. Non vorrei che era un po' di là. Guarda questo, dove è passato? Ho preso un avviso in tempo nullo, praticamente. No, secondo me, come ve lo dico, Barbeito ci rimane attaccato, perché vediamo che succede nei prossimi giri. Magari qua potrebbe venire fuori anche la magagna di chi più o meno sta usando l'Hertz, quindi magari qualcuno sta facendo il fenomeno adesso e dopo la distanza non avrà lo stesso Hertz che avranno gli altri. Insomma, ci sono vari fattori. Oddio, cosa sta facendo? È buono, eh. Comunque, occhio, fateci vedere. Io lo dico per me. Non fare come me. Penalità, reclamo. Non fare come me. Non fare come ho fatto io 2 anni fa. Dudu, stai calmo. Anzi, è in pit lane. Strano. Ragazzi, mi sta preoccupando che sono ancora tutti così attaccati. Vabbè, grazie. Io l'ho detto. Jay, finirà così, L'ho detto a microfono. No, questa è una gara. È una gara che riesce a far ravvivare i morti. Gente, che c'ha? 3, 4, 5, 6, 7, 8. La regia, più sei ultimo. Però è più in squadra. Barberito è quasi fuori dal secondo. A 9 decimi. Vado anche io lì, così almeno mi squadra. Madonna, ragazzi, ragazzi, i primi sono a 3 decimi. Inquadrate loro, per favore, che sono attaccati. No, stiamo guardando Dudu, ragazzi. Dudu è del nostro spedale brasiliano, ma a sto punto di vista io gli do anche ragione. Ho capito. Oddio, Rufonico, attenzione. Rezonico all'esterno. Ecco, a posto. Potevo rimanere offeso di brutto, meno male. Voglio vedere se CF1 fanno reclamo. E 7 per questo sorpasso, siamo già a 12. Okay. Però ragazzi, Alberto ha fatto il giro veloce, vogliamo andare a inquadrare? Basta inquadrare la McLaren. Inquadriamo i colombiani, come se la leggenda andasse in Formula 1 dava l'importanza a Young. Oh, finalmente. Vai, dai. Mi metto anche a guidare. Sì. Finalmente ci abbiamo anche il nostro Emma. Sì. Ciao Emma. Ecco Emma, forse l'abbiamo. Cioè, Capitan 3 secondi. Non gli sono bastati 5. Capitan 3 secondi potrebbe essere un DD PSN. Attenzione a Matthew, Attenzione a Matthew. No, l'ho visto un po' aggressivo. Non è che sia tutto sto grande ritmo, perché dietro mi sembra che stanno... Ma Mattia, se deve attaccare, attacca adesso. Perché di solito lui odia stare dietro, quindi lui vuole avere pista libera.
Però non ha senso, perché tanto se non hai ritmo non puoi scappare. No, allora, mi sa che... Vado. Arrivederci. Bravo Mattia. Spero che non ci facciano reclamo per il gioco di squadra. Adesso deve arrivare Alberto. Sai cos'è? 5 punti più 10 punti. Vediamo se riesce ad andare un po' sì, che dar lo strappetto. Dopo causano conflitti internazionali. Sì, perché non discorso, era un gran giro, perché 27-7 è un ottimo giro. Adesso arriva Mattia che fa il tirone. Però secondo me se foste voi ingegneri, fate entrare prima Alberto. Sì, ma Alberto sta andando con un braccio fuori dal finestrino in questo momento. Così. Vorrei vedere l'air. Sì, non è tirato. Di solito Alberto quando spinge forte lo vedi anche dalla guida. Lo so, purtroppo lo so. Però adesso, ragazzi, ragionando invece, se fosse ingegnere, no? Se foste ingegnere, fate entrare Alberto che terzo per fare l'undercut su Rufus, o fate entrare prima Mattia? Dipende. No, dipende, anche perché, allora, secondo me, quello che devono fare in questo momento... Cioè, fossi me, direi ad Alberto di dar fastidio a Ruffo e far scappare Matti, che sta intanto allungando, e poi verificare un attimo la situazione. Però Mattia va via da solo. Comunque, ragazzi, Barberito, già un secondo. Il ritmo di Mattia ha spaccato il gruppo. Appena cambiato ritmo Mattia, e Barberito si è staccato. Sì, ma sì, così si stacca pure Ruffo, perché non l'ho visto bene. Mamma mia, girone 27-6. Luca, non abbiamo. Se prende. Allora, io ve lo preparo. Guarda, vediamo. Una volta il 5 danno Alberto all'inseguimento. No, la metto io tramite Blue Yeti col telefonino. Faccio prima. 8 decimi. Aspetta, che la recupero. Occhio. Albi. Ce l'ha fatto vedere Mario. Non so se si sta sentendo in diretta. Dalla diretta fateci sapere se si sente Super Mario. ragazzi, Alberto sta facendo la cosa giusta, perché se dà fastidio in inserimento di curva passa sopra il secondo a Rufus. È quello che gli ho detto. Cosa può dire? Vediamo. Ma lo sai qual è tu la vai Mark quando serve quello in basso a sinistra, no? Dei roghetti nostri della Master, che fa quel mezzo cerchio, no? Da non Alberto, ho fatto un errore. Alberto è bellissimo tutto ciò. Raga, no, Alberto, no, mi sa che ha fatto un errore. No, è stato Rufus che ha usato tutto l'ERS per riavvicinarsi a Mattia. Mi fate rivedere l'onboard. Ha finito l'ERS. Guarda quanto ERS c'ha. Tra l'altro, se Alberto dietro ce l'ha, se Mattia davanti ce l'ha, al 50. È normale perché lui ha fatto DRS e può ricaricare. Ma cosa? Roma? What? Ma no, bagno, va dai, oh. Il foglio. Bravo, sono contrariato. Ah no, è finita, stavolta è stata... Rufus è un po' lungo. Rufus al limite. Alberto potrebbe tenersi DRS nel caso vorreste fare l'ERS, nel caso volesse fare l'overcut, perché l'overcut funziona. Se ne hai... no, funziona. L'overcut funziona. Se si ferma troppo presto funziona, perché sì. Alberto, io ho visto 14 giri, ha girato al decimo, per 13 giri girava 27 basso, 26. Beh, se vuole si può fare ancora questo giro. Se vuole fare questo giro, sì, poi si ferma. Tra l'altro in Master io ho praticamente fatto overcut su Savastan, perché ce l'avevo attaccato a me, quando io sono riuscito dai box avevo oltre un secondo di vantaggio. Ma Matteus è a 7 secondi dal leader con la gomma di differenza. Beh, non è male come ritmo comunque, 7 secondi con la gomma lì non è male. Però non è...
No, no, Alberto, Alberto a sei, no, Alberto a sei decimi. A sei decimi da Rufos. Oitava posição pro Vilegas. Vamos voltar aqui pro intervalo. Vilegas vem no Io adesso vediamo un po' se Matthew può darsi che potrebbe rientrare già adesso, volendo. Siamo in finestra. Siamo nella finestra. Allora. Sì. E il fatto è che è da vedere dove esce, perché alla fine di piloti con le medie non ce ne sono tanti. Rinta è già rientrato e a 19 secondi da Acosta. Beh, sicuramente uscirebbe la pista libera, sicuro esce. Mi sa che esce dietro Rinta, non è un gran, No, no, siamo davanti, siamo davanti. Sì, sì, siamo davanti. Attenzione, occhio. Dudu con Nico Hans. Ma cazzo, ci sono solo da tra Rinta e Acosta, oh, ci sono 25 occhio, secondi occhio e qualcosa. Occhio a Rufos che potrebbe tentare l'attacco, eh. Ma ancora occhio a Rufos che può tentare l'attacco. E agora ele vem aqui do lado direito. Sì. Oh, però è un po' vicino, vediamo se entra. Mattia può entrare adesso volendo. No, continuano. Continuano tutti e tre, continuano tutti e tre. Mi sa che tirano ancora questo giro e poi si fermano. Allora, no. Potresti anche mirare, fare i conti, vedere dove uscirebbe Rufos, prenderti il rischio dell'undercut, seguirlo solo con uno e con l'altro fare overcut. Si esce Alberto, marca Rufos e Matteo continua. Si esce da Ruffonico adesso. Io magari se fossi, ma no, sono 35 secondi, come facciamo se uscire dal fonico? Guarda, facciamo molto più indietro. No, 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 noi siamo davanti a Rinta tranquillamente. Davanti a Rinta, sì. Sì, usciamo tra la costa e Rinta. Sì, sì, c'è spazio. C'è gap, c'è gap. Alberto si è fatto vedere, Allora, secondo me può darsi che Mattia rientra adesso, così manda i box Rufos e lo stacca tramite il pit limiter, quella cosa lì che di solito c'è il bug di quel secondino che puoi guadagnare, che sarebbe importante. E Alberto fa il giro della vita cercando di fare l'overcut. È l'unica strada. Ti spiego, secondo me rientra adesso Matthew. 3 secondi, buono per noi. Se rientra adesso Matthew, bisogna vedere se Rufos lo segue. Non rientra. Entra Alberto, entra Alberto e fa bene, e fa bene. No, 5 no! Secondi. No! 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 E vabbè, terzo. No, non è ancora detto però. Con 5 secondi. Vabbè, magari se li piglia anche lui, quello non lo puoi sapere. Ah, beh, questo non lo sappiamo. In questo momento è terzo. Chi è l'ingegnere? Talz, purtroppo. Dite a Talz che a 60 km orari sta pit lane. No, ma lo sanno. Ci penso io se vuoi. Ma lo sanno, sicuramente Alberto come al solito sai cosa fa? Mette il pit limiter e il pit limiter gli ha fatto arrivare a 61, perché è successo anche a Singapore in Master. Quindi perché non entrare a 55? No, no, no. Siamo entrati sesti. È un errore purtroppo. È perché sono fermati tutti. E da questo punto di vista è buono perché stiamo a 20 secondi da Ruffonico, che quindi si dovrà fermare a breve, sicuramente non lo prendo, in tutta pista libera. Però Ruffonico è lì, attenzione. Sì, buono, ha sbagliato qua, buono, non lo sorpasserà. Mo tira tutto per avvicinarsi. Sì, ma non lo sorpassa. Bandiera gialla. Vabbè, c'ha tutto l'erba. Sì, ma non si legge niente. Acosta si è uscito. Acosta ritirato, entrano. Ma c'è una virtuola, una Ha usato non si nulla. Non si sa. Settore giallo, no, no, stanno proseguendo forte. C'è solo una piccola porzione gialla, quindi si sta proseguendo. Dalla 4, nella via di fuga a destra. Il signore ingegnere mi ha risposto RIP, non si vede. Vabbè. Attenzione, attenzione all'uscita. Speriamo che Mattia abbia guadagnato quel secondino che di solito c'è. Io sai che sta dietro. Alberto. E Alberto sta arrivando. Ed è sparato. È sparato.
no, sì, no, no, no. E poi sì, che dopo sì, la regia, sì, perché sì, non sì, è che dopo due anni, cavolo. Porca miseria, oh. Attaccare! Ma guarda che adesso no, no, adesso Alberto può tranquillamente far da scudo. È l'unica sola, eh sì, perché tanto ormai c'ha 5 secondi a scontare, l'unica cosa che deve fare è cercare di far scappare via Metto, perché guardate ragazzi, guardate ragazzi che ha già dato un secondo. Non c'è spazio, ma non c'è spazio, che deve mettere il muso là. Che senso ha? Mattia c'ha un secondo. Andiamo a prendere le marche da bollo. Ma perché questo, poi, porca miseria, di 100 poi un rettilino? Buono, buono. Oh, eccolo l'errore, ecco. Godo come un po'. Ma adesso oramai. Vabbè, lo fallo andare. Per forza, adesso. Ma tira una staccatona, tira una staccatona. Staccatona, ma lei corre troppo. Raga. Non capite, io l'asciugo del manager degli MRL che mi ritira un asciugo come domenica e lunedì scorso, non me lo prendo. Quindi, statti dietro. Godo come un riccio, perché... Ragazzi, qua mi sembra un po' troppo esagerato. Alberto ha fatto l'unica cosa che doveva fare, ha fatto guadagnare quel secondo che adesso Ruffos, per riprenderlo, deve fare il miracolo. Però attenzione, ragazzi, perché se Alberto riuscisse a riprendere Ruffo, poi... Bisogna vedere se riesce a staccarsi. Vabbè, se riesce due, a due secondi. Ha sbagliato. Mamma mia, ha finito tutto l'ERS. Ruffo si tira col DRS. Se Ruffo prende penalità, si fa qualcosa. Se no, sì, sì, quello è vero. Quello è vero. Ma intanto è importante che ha preso 3 secondi. E quello continua. Io mi dissocio. Secondo me rientra così, eh? È troppo poco. Comunque, raga, sta sparando tutto l'ERS perché Matthew non ce l'ha. Comunque è importante che l'azione di Alberto ha fatto prendere 3 secondi a Ruffos, quindi adesso la situazione è capovolta. Sì. Ma probabilmente anche quello sta cercando. Adesso Ruffos dovrà dare l'anima, poi passa Matthew. Matthew si mette dietro, meno che non stacca e fa un miracolo. L'azione di Alberto è stata molto intelligente, perché Lucas Lapid ha rallentato a Centrocumbria, si è visto molto, ha guadagnato quel secondo e Ruffo, se sei innervosito, ha preso 3 secondi perché era già al limite. Giro veloce, buono. Vabbè, grazie di Erso. Vorrei vedere quanto Erso ha cavolo. Ma può pure ripassare Matthew, non è un problema. Matthew sa coda. Matthew di solito è bandiera gialla, dov'è Mateus più che altro? No, è passato. No, non è passato, sta... No, è passato. Guarda, ma non ce la fa in tempo, non ce la fa. Fortuna, perché se la safety car usciva al... se la virtual era al momento giusto, Matteo se... Però... Allora, bisogna vedere se riesce a slanciarsi, sì, bene, però... Drive through per Nico Hans. Magari se prendesse il drive through anche Ruffo... Sai che vai box? Sì, vai box. No, non so. Vabbè, però non no, è girato dritto. Perché non gli dura, non si è fidato della rossa. Cioè, bandiera gialla nel settore 1, 2 e 3. Non si possono passare da nessuna parte. È meglio per noi, dai. Perché... Ma secondo me si è buggata la grafica, c'è ancora la video. No, andata via. Ma... Ok. No, perché non ancora va via la macchina. Che c'è qualcuno con palesi difficoltà. No, la virtual, cioè c'è la bandiera gialla, bandiera gialla nel T2. Almeno ne ha fatto recuperare un po' di ERS in più ad Alberto. Almeno ha fatto recuperare un po' di ERS ad Alberto. Qualcuno si è girato. Dove andiamo? Sempre i colombiani, Si è girato. Mamma mia. Allo Snake, come cavolo fai a girarti lì? Cioè, sta gente sta in pista, tampona amiche. Sì, però non è successo niente, va bene. Ma che se lo facevo io, è rosso, fuori.
Aggiornamento live dai nostri campionati, sono usciti i risultati della Pro League su Formula Italian Team Official Channel. Ha vinto Flavio. Ma che cosa? Ma dai, chi ha vinto? Vittoria di un pilota. Di un pilota. Ho fatto quarto, però! Ho fatto quarto! Chi ha vinto? Devo andare a vederlo io. Ha vinto il Zeta la Polizia a quest'ora. Chi avrà vinto mai? Andiamo a vedere. Ragazzi, ragazzi, c'è il mondiale, c'è Mattia che sta riscappando. Sì, sto vedendo. E ovviamente la grafica va a vedere dietro. Mannaggia. Cioè. Sì, non con so. Alberto che ha tre decimi. Alberto. Mamma Viecas, ragazzi, adesso c'è un sorpasso dietro di Pat su Matteo, Nico Hans. E lo sai che la cosa è molto comunque ragazzi, la cosa è molto positiva perché Dudu non ha penalità, se dobbiamo considerare che Alberto c'ha 5 secondi in questo momento. Tanto su Matteo abbiamo recuperato un botto. In questo momento comunque credo che uscirebbe molto lontano. Sì, è un botto. 17, un botto. Se esce un altro 15 secondi. Uscirebbe con gomma rossa, però comunque il distacco è abissato. Ma Dudu è appena entrato. Matteus. Comunque ragazzi, due Racing Point e un Alfa Tauri in mezzo mi ricorda qualcosa che ho già vissuto. No, qua non lo fai, No, ma finché c'è il DRS arrivi a cannone. Sì, ma non ha senso neanche se arrivi a cannone, perché poi quello è capace anche che ti chiede male e ti rovina la curva. Devi farlo in un punto lungo tipo questo. Uno SDM abbastanza polemico oggi. Sì, oggi sono molto polemico. Oggi sono molto polemico. Lo so che noi ferraristi non ci siamo abituati, ma siamo due contro uno. Cioè, no. Allora, come sempre, di solito. No, ma c'è qualcosa di diverso dalla scorsa domenica. Ovvero, se vi ricordate, per chi ci ha seguito, non c'è Marco qui sul canale Discord che a un giro dalla fine disse. Ho un brutto presentimento si è fermato Matteo. Tutto quello che è successo, quindi... io vorrei anticipare una cosa. Io ero venerdì sera in party con Krikkonen, avevo visto Pozzluca che era a 6 secondi, detto, vabbè, tanto vince, e dopo un ultimo giro gli è scoppiata la gomma. Alberto vicino. Barbetto Barbeito, si è disconnesso. Barbeito, spiazze bella Napoli per i ragazzi. Comunque gara che si è messa molto bene per i nostri sì. Anche perché distacca, cioè prima erano tutti a trenino, adesso sono tutti un po' staccati, cioè i primi tre ormai se ne sono andati. Questi si menano col bot, cosa fa? Oh, ma ragazzi, il campionato è noi due i nostri oddio. Ma come si fa? Ma che fa? E come no? Vabbè. Sì, ma magari gli rompesse l'ala il bot. Sì, ho capito, vabbè. No ragazzi, Barbito è vero, è il bot, non è lui. Non è lui, è il bot questo. Beviamo perché dalla chat ce lo dicono. Grazie avvocato. Oddio, il bot come si difende, ragazzi, mamma mia. Eh sì, ma voi drinkate, io non faccio niente, ragazzi. Non... Visto che me lo lungo inizio a scoprire. Meno male che c'è Andrea Vadalato che fa compagnia. No, Stem, tu devi polemizzare pure sul drink adesso. Devi dire un qualcosa contro il drink. Non ho niente da bere, perché non mi offrite niente? Ecco. Perché virtualmente non riusciamo ad offrirti niente. Se fossimo stati ad un bar, ti avrei offerto un buon drink. Mi sa che non sento Andrea. Sotto la caverna perché non sentiamo ancora. Eccola. Non so se la telecamera messa così, ma il Gianni Morandi di Fit, forse la prospettiva aveva delle mani titaniche. Ma perché ha cambiato anche la capigliatura, ragazzi, perché lo vedo che ha capelli diversi. Barbeito dietro a Matheus che... oddio, che fa? Vabbè, adesso la ripresa giusta adesso. Ma no, che rischio. Lascia strada, okay. Lascia strada, non lascia strada. No,
Oh mamma. Oh mamma. Oh ma Taus 3 secondi. Sì, vabbè. Spiace. Ormai spiace per i ragazzi, spiace. Possiamo vedere anche quanto stacco c'hanno anche i nostri. Io vorrei dire tutto. Si deve riaggiornare. Io ragazzi vorrei di tutto. Ma abbiamo i nostri piloti che è esattamente come loro, due vetture uguali più un avversario. Sì, cioè, ma perché non inquadrano loro? È perché loro non sono aggressivi come stanno facendo loro. I nostri sono più intelligenti. Un po' più easy. Esatto. Quello che cos'è? Un Ial è vicino. Matteus, vabbè, giro veloce, vale come più o meno due di bastoni copriscono a denaro. Ragazzi, Cunial, sì, Matteus comunque fortuna che ha preso 3 secondi perché con quella rossa vediamo che ritmo fa. Beh, è la rossa. Magari si pianta un po' dietro Viegas perché sono a trenino lungo Viegas. Appunto per quello, tempo. Perché è andata back, ha preso penalità perché ricordiamo che Alberto comunque ha 5 secondi e il vantaggio che ha sul terzetto dietro sono di 8. Ma io vorrei ancora continuare a capire che sono le stesse identiche posizioni di noi davanti, ma Mattia forse ha allungato, credo. Nial ha superato Ruffonico. Secondo me Dudu adesso farà da tappa Viegas e lo farà passare. Farà passare Matteus. Brutta posizione per Viegas in questo momento. Io ricordo che comunque il buonissimo Matteus qua deve prendere il signor Alberto e dargli 2 secondi. Ma perché? No. No, al contrario, deve arrivare dietro. Vedrai. Che cacchio ha fatto, vai via? Che ha fatto un cambio di traiettoria, è pericoloso. No. Pensavo, eccolo. Oh Alberto, Alberto, ho visto un decimo. Alberto, ho visto un decimo, È vicino, vicino. Ecco. Attenzione che Rufus sta per andare oltre il secondo, Eccolo, ci prova. Ma perché? Ma perché? Dai, vabbè che non ha ancora attaccato, vabbè, però. Però porca miseria, non si fa così. Ma perché comunque la regia è brasiliana, quindi è come se tu chiedi alla Rai di non inquadrare la Ferrari. Ho capito, però cioè fa finire almeno l'azione, poi tanto prima che deve arrivare in staccata ci vuole di tempo. Infatti quando hanno vinto i brasiliani hanno messo pure Vizuaio. Infatti non vorrei dire, ma Mazzoni se la prendeva con la regia internazionale quando non inquadravano la Ferrari. Certo, non c'ha più niente, mannaggia. Vabbè, ma non ci avrà manco Rufus pure non c'ha più niente perché adesso ha dovuto tirare tutto, ma non so se Rufus in questo momento sta pensando solo alla seconda posizione perché comunque prima e terzo va bene lo stesso, mamma mia, quella guarda quanto tempo sta scendendo. Comunque Dudu è, io credo che siamo stati davvero, ecco. Ciao. No. Mamma che ciucci. No. Mamma che ciucci. Occhio. Ella. Vabbè, adesso di vedere. Tu doveva solamente farsi passare, è stato là 3 ore davanti quando ha perso solamente tempo il compagno. Non hai gomma, Viegas, è inutile. Cioè, poi, in teoria, scusatemi, ma Viegas ha fatto la scelta più giusta perché tanto non aveva senso per lui difendersi con uno che ha 3 secondi. E più che altro c'è anche una gomma più forte, è inutile per lui cercare. Comunque, inquadriamo Dudu che è da solo. Comunque, Dudu. Comunque, adesso posso dire una cosa. Adesso che abbiamo finito queste due battaglie, possiamo vedere quelli davanti. Grazie. 7 giri al termine. Magari. No, invece si inquadra l'altro terzetto. Io me ne vado. Cunha. Oh, 3 secondi per Cunha. Sono tutti con le penalità. Mannaggia che Alberto ha preso quei 5 secondi gratis. Io ho detto Antonio, rip. Chi è quello lì davanti? Evapora. No. L'ultimo colombiano che mi è passato davanti era un disastro. Steven Chow si sposta. Tuo audio. Sì, già fatto. No. Bravo. Frena. Mamma mia. Comunque, guarda, io davvero, guarda, è un manicomio, so quelli lì, un manicomio. Si è girato! Meno male, vabbè.
mi me ne vado. Mi me ne vado. Credo che abbia invitato il cellulare di Andrea era in protesta appena visto quella scena. Anche lui si è. Ecco, sono contrariato intanto. Dovi Power si è abbonato. Matteo si è preso 3 secondi. Io pensavo avesse preso altri 3 secondi. Ma perché? No, Ruffonico, pensavo che era Ruffo. Altri 3 secondi. Ai ai ai. Ma guarda che era passato Villegas. Si sta tenendo dietro. Ma non aveva passato 2 minuti fa. Ma allora, mo te lo dico, Villegas sta riuscendo a tenere dietro, perché stando dietro a Dudu ha risparmiato Hertz. Quindi non è fa immediato. Ha risparmiato tanto, hai visto? È all'1%. Ah, no! Invece, figurati quando... Allora vuol dire anche Matheus l'ha finito. Ruffo, 3 secondi! 3 secondi! No, è Barbeito, Ruffo. Ruffo ha passato Matthew. Matthew si metterà dietro fino alla fine. Villegas ha passato Matheus. Avevo visto la penalità che lui e poi mi sono confuso. Ma cosa fanno questi due? Vabbè, ma vittoria sul campo, mi verranno a dire. No? Tu l'hanno messo una telecamera. Troppo in traiettoria. Dov'era? Oh mamma. La telecamera si è buggata. Regia, Ruffo si è passato in testa, ha fatto un sorpasso a chi era in testa alla gara in quel momento. Non so se qualcuno se ne sia accorto. È sopravvalutata la vetta della classifica. Mancano 5 giri, ce ne stiamo dietro, tranquilli, recuperiamo Erza, alla fine. Oh ma no, attenzione. Ma io credo che Mattia non attaccherà più. Attenzione, perché lui sta dietro. Io c'ho un po' di c'ho paura dei fantasmi dell'ultimo giro. C'è tanta fa. E allora non attaccare. Punto. Non attaccare. Villegas che comunque ha cercato di Villegas cliente ostico e agnostico, Però se ci riuscisse a passare ancora Matheus ci farebbe anche un gran favore. Ma al momento ci sta facendo un gran favore. Vabbè, che comunque Matheus c'ha anche i penalità, quindi secondi. È vero. Matheus c'ha 6 secondi ed è a 11 secondi, quindi. Hai visto? Che io prima avevo detto che doveva dare 2 secondi al buon Alberto per le penalità. Chi è in collegamento con Tals in questo momento? Per sapere avvertimenti a Mattia, se 0 o qualcuno, se magari anche... Posso provarci a scrivere su WhatsApp, ma è impossibile che mi risponda. È concentrato. È impossibile che mi risponda. Mamma mia. O è contrariato. Che hai visto? Sono un po' in anticipo io. Mamma mia, ecco cosa. Attenzione che ci parla direttamente dal futuro. Tutta Liga Online F1 e quindi vedo le cose in anticipo. No, più che altro ci parli dal futuro. Bravo. È anche questo vero. Ruffonico su Barbeito. Ma comunque anche in una pista come Silverstone, i primi 3, ovvero i 2 nostri più Ruffo, hanno dato 12 secondi al quarto a Silverstone. Più con gomma rossa, con gomma rossa anche. Villegas ci riprova, Ma guarda che sta un decimo. Però sta manco a guardare Ruffonico qua, come eccolo. Villegas sta troppo. Oh, Villegas, mamma mia, oh. Ma te l'ho detto, da quando è stato notato, secondo me Matheus non ha un gran passo. Da quando Luigi l'ha notato in Belgio si è esaltato, adesso entra nell'Academy, lo vedremo l'anno prossimo nei campionati. È vero che da quando Luigi l'ha esaltato Villegas purtroppo in Francia gli è successo una marea di cose, a Singapore non si è visto, qua si è girato. La Europea ci dice che hanno un avviso a testa, uno Matthew e uno Alberto. Perfetto. Adesso vediamo. Secondo me adesso ha fatto il tirone Ruffo e Matthew Force. Che cosa stai guardando? Che è successo? Io fortuna che ho detto che Mattia è razionale. Come è finita la fai? È finita? Sì, è finita. Però no, anticipo troppo. Aspetta, metto in pausa un 5 secondi. È uno spoiler. Sì, è uno spoiler vivente. Ragazzi, in 3. Porca, okay.
Allora, io fortuna che ho detto che Mattia è razionale. Here we go again. È incollato, dai, dai. Adesso ci prova. Ma perché adesso è finito l'effetto tirone, ecco. Sì, ma il problema è che non ha risparmiato tanto Ersi. Ecco, ci prova adesso bandiera gialla. Si è girato, si è girato un'altra volta. Vedo come in Francia al solito Ruffo non conserva la gomma. Cioè a fine stint arriva un po' tirato rispetto... Aia, già, dai, facci vedere chi sei, facci vedere campione. Io... Non serve a niente, tanto già la vita. Io fossi lui rimarrei dietro. Sì, no, ma guardiamo i colombiani che stanno facendo una scampagnata ecologica. Quindi. Ecologica? No, stanno raccogliendo, sì, sì. Stanno raccogliendo il caffè. Molto green. Adesso magari Ruffoni si può fare. Cosa ha detto Andrea che appena tentato il sorpasso? Era uscita la bandiera. È uscita gialla. La bandiera gialla. Cosa? Ce ne prova, ce ne prova, ce ne prova. Eccolo! Vettel! Bravo! Cosa che c'è? Mamma! No, 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 perché no, non c'è bisogno, no, finisce malissimo. No, non c'è bisogno. Scala le marce. Puoi passare lì, eh. No, dove va? Dove va? Non può. Alberto, prendi la mia energia, per favore. Mo qua ci vuole arriva bene di nuovo. Arriva bene. Io continuo a scalare le marce col volante. Vai, è Mattia. È più vicino Alberto di quanto non lo sia Rufus. Vai Mattia, vai Mattia, però... spingi, push, 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 push. Mamma mia, Paolino. Quello. Quanto cavolo. Vai Paolino, vai. 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 Mattiana, vabbè. Mattia, ma che cazzo stai dicendo? Mio figlio, tanta roba, c'entra tanta roba. E questa era la piazza dei cartelloni. Occhio, bandiera gialla. Se uno è andato a Prati lì, alla... Pat forse. Vi presento mio figlio, Paolino. Oh no. Ragazzi, io ho paura all'ultimo giro, eh. Io ho paurissimo. Ma quanto ma voglio andare? Se ti attacca. Io ho paura perché Luca si è frizzato. Quindi Luca, attenzione. No, perché... no. Lei non deve dire. Luca si è frizzato davvero. Luca si è frizzato veramente. Okay, adesso... eccolo. No. Okay. No. No. No, si è rifrizzato. È ritornato. Ok. È la faccia di Mario. Vai, Albi, che due. È tutto tuo, è tutto tuo. Allora Mattia, se invece ma tanto non serve perché c'ha 3 secondi ormai, ma Mattia credo che si sia messo in testa proprio di vincere, cioè se no non faceva quel sorpasso lì. Ma perché hai dovuto ma vabbè, perché devi vedere Viecas? Perché devi vedere Viecas? No, ma no, raga. Ruffo sta attaccando, guarda che Ruffo attacca. Mannaggia la miseria, che manico di vabbè. È la regia all'inglese, è inglese il regista, Luca. Fagli pigliare. Allora. Vabbè. Adesso. Vabbè, fagliela vince, sta un po'. Mattia, più calmo. E dai, te la metti con sto la vuoi... Ma falla finita con Gagliani, con Gagliani adesso. Era la presentazione di Ibra quella, non mi ricordo. No. C'era Raiola, mi sa che era Ibra. C'è il pizzettone. Vediamo, la slap. Sì, c'era Raiola, era Ibrahimovic secondo me. La snap, vediamo. Dai, ragazzi. Mattia alzato. Mattia alzato. Sei decimi, non andare. Va bene così. Vabbè, dai, tanto. Guarda, si possono sinceramente... fare gesti inconsulti? Sì. No, no, aspetta. Aspetta, scrivilo. Questo. Comunque, ragazzi, mi dispiace un po' per Alberto, perché se non prendeva quei 5 secondi era doppietta questa. Ci si pensava. Vabbè. Però, era facile. Però va bene, ancora podio. È un risultato perfetto, guadagniamo su tutti. Se leggerò robe strane, penso che stavolta sarò meno accondiscendente a essere politicamente corretto. Oh, dai, ragazzi, ci siamo. Adesso comunque da vedere. Eccolo! E ci siamo. Eccolo! Eccola. C'è bisogno. Mi posso dissociare, ragazzi? Mi posso dissociare? Oh! Ruffo! Bravo!
mia, Luigi, mamma mia, Luigi Mario, what do you want? Ma la maglia di Damiano Tommaso. Oh, Viegas quarto, ragazzi, che bello. Viegas quarto, il 2002. Doppio. Facciamo un'eccezione dai box. Facciamo un'eccezione dai box Force India. Dai box Force India di Fit. Lei è un bravo uomo. No. Oh! Dai, io era quello che volevo fare, però mi hai detto di no. Qua ci vorrebbe una delle più grandi citazioni del cinema italiano. Sì. Mi dispiace, ma io so io. E poi continuate voi. Ci dispiace. No, speriamo, non l'ho detto. Ho detto mi dispiace. Yeah, beviamo! Yes! Comunque, ragazzi, parlando invece seriamente un attimo della grande prestazione dei nostri, condotta dall'inizio alla fine. Fantastica. Ancora una volta. Guarda. Vabbè, è inutile negarlo, giocare 2-1 è un vantaggio, perché metti in crisi gli altri. Appunto per quello. L'unico mini dispiacere che c'ho è quel 5 secondi di Alberto, perché entri più piano ed eravamo 1-2, però va bene così. Quanti punti? Bene, bene. Quanti punti? E sono... aspetta che adesso ti è arrivato il Piazze. Allora, Luca, sono... una cosa, cioè ci sei la prossima gara in Italia? Monza? No, allora, le prossime gare sono Bahrain, Olanda e Italia. Olanda e Monza. Vi aspetto. Allora, Monza, per noi sono 5. Sono 72 punti. Due in meno della doppietta, perché il secondo ne prende 34 e il terzo 32, quindi è praticamente una punteggio pieno. Tanta roba, dice Andrea. Aspetta che lo facciamo vedere. Tanta roba. Eccolo. Uno degli artefici. Eccolo! Ma non abbiamo scritto nulla da loro, non vi abbiamo scritto di nuovo qualcosa. Godo come un riccio, sto godendo come un riccio. Allora, abbiamo la classifica finale. L'inquadratura, Albe, l'inquadratura vogliamo qua. Vogliamo vedere l'esultanza di aver fatto poi God come un riccio, giustamente. Mi sarà fissato un attimo di Discord. Tra poco. Saluto anche dai box. aspetta, saluto dai box. Eccolo. Perché? Godo come un riccio. Beh, va bene, ma buono. Io non vorrei aprire una polemica, non la voglio aprire, ma no. E con questo chiudiamo la polemica fra me e il sottoscritto. Ecco, a parte questo, ma non ci sono dei commenti che scrivono di alcune persone sudamericane? Voglio ammettere la sconfitta. Eccolo, è arrivato Alberto. Ed è arrivato Alberto. Anche Mattia. Volevamo fare un saluto. Ciao. Volevamo fare un saluto ai brasiliani, non so se era chiaramente stiamo scherzando, ovviamente in amicizia, sì. Ci mancherebbe altro. Mattia, ma volevi vincere il Gran Premio? No, perché? Cioè, sì, però no. Sì, l'ha vinto. Ma chi è che ha la stazione dei treni? Mi sa che è la mia play. È la mia play, sì. Tanto Luigi è abbonato per 4 mesi consecutivi. Luigi, 4 mesi! Oh, facciamo parlare... Dai! Facciamo parlare i protagonisti, ragazzi, va. Bravi. Gestione perfetta. Peccato 5 secondi di Alberto. Albe, quanto sei entrato? Alberto, Alberto, allora mi hai dato una scusa per Singapore che sei entrato a 61 all'ora. Qua sapevi che si entrava a 60, perché metti quel cavolo di pit limiter se ti fa andare a 61? No, è che credo dobbiamo capire. Ragazzi,
Vai. Dici, ecco, ce l'abbiamo, abbiamo materiale ancora. Abbiamo anche uscito un po' polemica da parte del team. Da parte del team brasiliano. L'MRL, no. E dai, Basta. No, io se ne va. Io ragazzi l'avrei fatta più recente, quando Nedved eliminato dal Porto dal calcione a cosa pubblicitario, al cartellone foto, pubblicitario. La foto di 17 alla reazione dei brasiliani. Spiazze. Mamma. Allora, vediamo una cosa almeno un pochettino più seria. Matthew, allora insomma, com'è andata? Allora, è andata abbastanza bene. In qualifica all'inizio ho avuto un po' di problemi con la Red Bull, non so se si è visto in diretta, che voleva fare un po' come il Barbera dei vecchi tempi in MotoGP. Però alla fine sono riuscito ad azzeccare il giro. Avevo un po' di paura di non avere il passo perché avevo la gomma un po' pesata, però non era di troppo. Avevo visto che comunque Ruffo era forte solo altri tre, e nel generale comunque andava un po' più lento di me, Alberto, penso. C'è la PlayStation di Mattia che fa troppo rumore. Aspettate che mi sposta. Che te colla? Sam, togli ste cuffie che è un incubo. Tolgo subito. C'è un fischio continuo. Grazie. Ok. Infatti quello sentivo. Allora. E poi la gara è andata sì, abbastanza bene, un po' come prevista. Sapevamo che andava un po' come Francia. Avevo paura che Ruffo si vendicasse di Francia e allo stesso tempo avevo paura di buttarlo fuori, che se no succedeva il casino. E poi quando ho visto che aveva preso 3 secondi mi sono tranquillizzato abbastanza e sapevo che mi voleva passare. Sapevo che mi voleva passare, alla fine l'ha fatto. E sì, vincere in pista sarebbe stato bello, però allo stesso tempo avevo un po' di paura che succedessero cose. Quindi sono stato dietro e... Primo terzo penso sia perfetto come situazione. Benissimo, Dio boh. È praticamente quasi punteggio pieno abbiamo fatto, come ci ha detto prima sì. Luca. E invece passiamo pure ad Alberto, che oggi praticamente ha assistito al duello di Ruffos e di Mattia sostanzialmente per tutta la gara. Ha cercato un po' di rompere le scatole, ma poi è stato ricacciato subito dietro e ci deve ancora spiegare i 5 secondi come li ha presi, perché ancora non abbiamo scoperto il motivo. Aspetta che faccio lo zoom su Andrea perché devo a sezione. Eccolo, vediamo. Sentire. Alberto, dici un po', va. Partiamo ovviamente dalla qualifica. No. Arriviamoci con calma. Per un punto Martin perse la K. No, allora il primo giro buono, dai, ha fatto 24-1, poi il secondo ho sbagliato, non ho sbagliato pista ma ho sbagliato 2 traiettorie, e l'ultimo speravo meglio sinceramente, non ho sbagliato grandi cose però sono stato un po' remissivo, poco, non ho spinto proprio al massimo, ecco. Sono stato conservativo. E poi ho spinto solo l'ultimo settore, però ormai era praticamente lo stesso tempo di prima e l'ultimo settore ha guadagnato tutto. E vabbè, sono partito a 2 millesimi da Ruffo e poi niente, inizio gara tranquillo perché ero fiducioso. E vado in box, metto il pit limiter e poi ho accelerato, no, avendo il pit limiter, e quando lo fai va a 61-2... Avevo il freno e l'acceleratore insieme, ma non devo più farlo. Vabbè, comunque diciamo che c'erano state delle avvisaglie a Singapore, però non le ha proprio ascoltate questa cosa di mettere il pit limiter. È un po' come quando ti mangi le dita e devi smettere di mangiartele. Appunto. Ecco. Però dai, per il complesso hai fatto un buon lavoro di squadra, ma hai fatto un buon lavoro di squadra per dare il secondo di vantaggio su Mattia, anche se poi è servito a poco perché ha usato tutto l'ERS, però tutto sommato gran bel risultato, no, devi essere pure contento. Ho preso la penalità, ormai ho detto, all'inizio cercavo di tenere dietro Ruffo, però lui aveva molto più ERS di me perché l'ho usato per superarlo con l'undercut. E l'ho tenuto dietro mezzo giro alla fine. Poi lui ovviamente ha spremuto tutto, si è riaccodato a Mattia. Io sono rimasto accodato perché comunque non ero lento.
e niente, siamo andati avanti così. Poi a un certo punto ho detto vabbè, smetto di usare l'ERS e cerco di attaccarlo in qualche punto dandogli fastidio, però non riuscivo mai ad attaccarlo quando c'era la zona di RS, quindi ho dovuto attaccarlo curva 2 e stavo anche per riuscirci. Però ovviamente tranquillo, tranquillo che non si è visto niente. Ti vorremmo dare supporto dall'esterno, ma non si è visto niente lì all'attacco in curva 2, perché quando ci hanno inquadrato la vostra lotta sono partiti da curva 4. Io non... vabbè. Luca può spiegare bene la situazione. Niente. Non volevo cannonarlo e non volevo neanche farmi dare del gatto. Ah, ok. E niente, alla fine poi sono rimasto dietro. Quando Mattia l'ha attaccato, ho cercato di attaccarlo anche io per sfruttare, e però è stato bravo lui, niente da dire. E, boh, l'unica cosa, quando mi ha superato la prima volta, ah sì, quando mi ha superato dopo l'undercut, io l'ho chiuso un po', però c'era la freccia bianca, quindi non so perché. No, ma ho sentito... Ma parli dell'ingresso di Maggots e Beckett? Prima no, no, prima della Cops. Ma... No, no, comunque stava dietro. Comunque stava dietro. No. Io ho sentito la botta e ho dovuto allargare. Ah, sì. Cioè, non ho capito dove si voleva infilare. Sì, sì, lì pure ci siamo spaventati, perché proprio ti ha bussato come se fosse tipo ruote coperte. Lì, boh. Anche a me in partenza. Che altro c'era la paura che ti poteste agganciare. Abbiamo visto Mattia in partenza. Infatti ho pregato che non avessi rotto nulla, guarda, perché ti aveva dato una bella botta. Col completo. Comunque bene. L'obiettivo? Vabbè sì, comunque bene. No? L'unica cosa è che speravo di fare meglio in qualifica, perché avevo fatto una gara veloce prima. Unica qualifica che ho provato, ho fatto 23.6. Però qua ho fatto 23.9, quindi... Beh, tranquillo, è quello che succede a me durante le gare della Master, quindi nessun problema da questo punto di vista. E niente, adesso non so quante gare mancano e quanto vantaggio abbiamo. Tre gare. Bahrain, Zandvoort e Monza. Zandvoort e Monza sono sicuramente con il meteo sereno, Bahrain è dinamico. Bahrain, occhio, perché ragazzi, potrebbe diluviare tranquillamente. Cioè, con tutti gli scongiuri, ma insomma, direi che è serena anche quella. Sì. In pista di sabbia. E quanti punti servono per vincere? Allora vado a verificare subito. Mi allora, sembra 60. Noi, no. Allora, noi abbiamo fatto 40 più 32. Abbiamo fatto in questa gara 72 punti. I brasiliani quanto sono arrivati? Quinto e sesto. E sesto, quindi hanno fatto 28 più 26. Significa 40, 48, 54. Quindi 54 a 72, 28 punti. Quindi vuol dire che hanno perso... No, 18 punti. Hanno perso 18 punti. Erano a, lo vediamo in classifica. 37, mi sembra. 15 e 18. Erano a 39. Erano a 39, quindi i brasiliani scendono a... 57. Aspetta. 57. Mentre gli MRL hanno preso 34 punti con Rufos, mentre non ho visto dove è arrivato Ruffoni. Mi sembra Ruffoni. Mi sembra Arezzoni, che significherebbe nono, se non mi sbaglio, dietro ai nono o settimo, ottavo, uno dei due. Magari se lo andate a ripescare dalla live è dietro ai Simarghe, ancora... sicuro. I Simarghe sono arrivati attaccati. C'è la Villegas, potrebbe essere arrivato ottavo o nono. Villegas quarto, quinto Dudu, sesto ottavo nono. Vabbè, diciamo che ci passano tra ottavo e nono due punti. Settimo? Sì. Ok, quindi settimo significa 24 punti più 34, sono 58, loro ne perdono quindi uguale, 18. Sì. E quindi loro scendono a... Allora ne abbiamo quindi 57 sui brasiliani. No, 58, noi avevamo 70, noi avevamo 74, giusto? 72. 72, 18 su 16 punti. 16 punti se non erro. 16 o 14? E 14. E quindi sono 60 14. 63. Sono 14 o 61? 36. Allora, noi ne abbiamo fatti 72.
Loro due ne hanno fatti 34 più, avete detto quinto, sesto? Allora no, il team di Rufus e Rufonico hanno fatto 34 più 24 perché sono arrivati settimi se non erro. Ok, no, 58. Sì. E sono 14 punti che abbiamo guadagnato su di loro, mentre sulla Liga abbiamo guadagnato 18 punti. Diciamo che con questo sistema di punteggio probabilmente per matematica comunque fino all'ultima gara sarà quasi tutto in gioco, perché sono i punti a doppio. Oddio. Sì, perché puoi farne 74. Oddio, aspetta, mi sa che forse possiamo chiudere con una gara d'anticipo se continuiamo così, perché se guadagni 10 punti se la media è questa, se la media è questa, se ci presentiamo all'ultima gara con 75 ci siamo. Ora saremo già 58. Siamo in linea. Siamo molto bene, molto bene. Considerando che secondo me la forbice si aprirà di quasi una ventina di punti a gara se andasse questo, però vediamo. Comunque, penalizzare la Bodavi potrebbe esserci presentati. Oh, dato che siamo su Twitch, siamo personaggi ormai del web e tutto il resto, sembravate un personaggio del web che era alle prese con i conti. Era delle mie dalle mie parti e faceva 15 e 18 e poi eravate lì che continuavate a calcolare la sonanza è facile dipende adesso 18 quanto fa? Dipende adesso chi era quello che attaccava quell'altro adesso tra me e Luca nel conteggio. Impellente, bisogno di calare una briscola, non so perché no. Vabbè, comunque ripeto, come risultato bene, cioè più di peccato per quei 5 secondi, era un'altra doppietta. Comunque ragazzi, dopo 2 settimane possiamo dire che abbiamo finito il nostro weekend senza litigare con qualcun altro, il che potrebbe essere molto positivo. Perché stavolta non c'erano appigli, ecco. No, l'unico appiglio sai cos'è? Aia. Poteva essere bene, no, ha detto Andrea. Ma sai qual era l'unico appiglio? Ha fatto Andre, guardaci, ha fatto questo. Ha fatto Vediamo. Fatalmente. I soliti rituali e i fotogrammi interni. Andre, se puoi trovare quella gif che hai mandato nel gruppo prima della live, per cortesia. Ce l'hai ancora, mamma. Ma aspetta. Quella di un clamoroso allenatore della Champions League. Non so se ti ricordi. Oh mamma. Sinceramente, prima della live l'hai mandata sul gruppo delle telecronache. Aia, forse ho capito. No! Diciamo che era quella di Simeone, dai. Ci dissociamo, che Twitch dopo fai cattivo. No, io mi associo, quindi Twitch. Ricordiamo, io Andrea mostrerei di nuovo il cartello che è stato. Intanto, evviva! Io Andrea mostrerei il cartello che ha contratto. Il cartello lo mettiamo in primo piano. Contraddistinto questa serata. Sono contrariato. Ed è contrariato soprattutto perché è da un po' di gare che non si vede più Belin. Poi fate un po' un messaggio sociale. Vadi, dica. Un messaggio sociale, giustamente. Mascherina sempre. A tutti i brasiliani, la mascherina sempre. No. Soprattutto adesso che devo nascondere le risate. No! Vai avanti te che a me mi viene da ridere. Va bene. Quando andiamo in conclusione, servirà anche per i social, se vuoi fare uno screen, Luca. Aggiungiamo un gioco bonus per tutti gli abbonati / followers, ovvero trova le differenze. Devi mettere solamente il tizio che lo fa reale e io. Trova
Comunque, ragazzi, prima di concludere la serata, a questo punto dobbiamo ricordare che, a parte che la prossima settimana riprende la programmazione di Formula Italia Team con tutte le gare, ma inoltre la prossima settimana inizia la Formula 1. Cioè, ragazzi, ormai ci siamo. Sì, sì. Così mi faccio il sangue amaro il fine settimana. Sì, così. Attenzione, sì, così, a parte che un intruso, colpo di scena. Un intruso incredibile che se ne va. No, 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 questi gesti ai brasiliani, gatto, non li devi fare. Ah, ho la faccia di convincere mia mamma a comprarmi un gatto, ma non me lo compro. Comunque, ragazzi, sentite bene questa. Sì. Inizierà la Formula 1 reale, ok? Quindi già tutti belli emozionati, tutti incavolati, perché sapremo come potrebbe... Ce l'ho già in canna qua, ecco, guarda, ecco. Appena fino a quelli è già qua. Considera che ce l'hai già qua, Luca. Te immagina che poi dobbiamo seguire il Mundial. Potremmo seguire la gara in radiocronaca, potrebbe essere una soluzione la domenica. Ma l'Australia, ragazzi, non ero capace di svegliare con l'Argentina. Facevamo la live alle 4 del mattino tutti connessi così. Oh, vi lancio questa idea: seguire la gara in radiocronaca, perché le immagini non possiamo vederle. Ognuno si mette sulla gara e la vediamo insieme, la commentiamo così a salottino. Lo potremmo pure fare, visto che alle 5 inizia, giusto, a Sakhir pomeriggio, sì. Alle 5 alle 6, sì. 5 del pomeriggio. Aspettiamo la vittoria di Hamilton, che sicuramente non avrà sicuramente alcun tipo di... Però... Mister Labra Sexy! No, anche quest'anno, buddy. Siamo però... su Twitch. Sì. Dobbiamo attenerci alle regole di Twitch. Maratona aumenta tempo di Formula Italian Team. Oh mamma mia, io ce l'ho. Siamo in 10, ce la suddividiamo. Ragazzi, la maratona tecnicamente ci potrebbe pure stare, perché c'è la MotoGP e la Formula 1 che sono a distanza di poche ore l'un dall'altro. Poi abbiamo il Mondiale, possiamo fare una tirata dalle 3 a mezzanotte. Oh mamma, attenzione. Io alle 2 di notte mi propongo Rocket League con Mr. X e Lopez. MotoGP è audio censurato. È audio censurato. La MotoGP inizia alle 19, la Formula 1 inizia alle 17, il Mondiale inizia alle 23. Possiamo fare una bella tirata di tutto. Anche il Milan da guardare, Jay. Ci potrebbe stare. Milan, chi? Ma vabbè, il Milan ha già vinto. Sdem, io vorrei dire a Sdem che la prossima settimana non c'è le partite del campionato. Quello sarò io che quando manderò i messaggi vocali sulla descrizione della gara. Potremmo organizzare qualcosa, questo sicuramente. Comunque. No, ci può stare, anche perché soprattutto per l'estate, la domenica, sai che bel passatempo, anche il sabato, l'oretta delle qualifiche, no. Ci sta, dalla chat, chi ci sente, insomma, che dite, se puede, vi piace? Soprattutto chi vuole comunque aggiungersi per vedere la gara in Formula 1 insieme, magari. Ma immagina questo siparietto quando cominciano a succedere, Alberto se lo ricorda? Io postai una storia l'anno scorso, Austria 2, quindi che abbiamo la Stiria, e Alberto me l'aveva commentata, che io avevo scritto bestemmie are coming. Una curva dopo, 5 secondi dopo, sono tirate fuori le due Ferrari, e ho detto, ah raga, io l'avevo detto, c'era questo sentore dell'aria, oh, avevo fatto quella storia con le immagini del giro di formazione, quindi 30 secondi dopo, fate voi. Ai. E quindi chiaramente, fatalmente. Potrebbe essere una scena che si potrebbe ripetere anche quest'anno, comunque. Aspetta che non ho sentito Alberto. Ancora non è successo, però ci è mancato poco. Oddio, le due Mercedes l'anno scorso ci hanno andato dentro, Savastane e Fab, a Monaco hanno fatto un bel patatrack. È vero. Vedi che Matthew si ricorda, che c'era, ma Matthew non si ricorda quella cosa lì, Luca. L'unica volta che non è mezzo. L'anno scorso è stato un po' strano.
L'anno scorso, l'anno scorso era molto strano. Io tiravo nei palloncini arancioni all'ingresso dello stadio. Ragazzi, tiriamo un pronostico su chi vince il primo Gran Premio della stagione adesso, così prima di chiudere. Hamilton. Allora. Beh, Stroll perché piove. Inizia per L e finisce per Lewis Hamilton. È scontato, Lewis Hamilton. Ah! E lì ci gioco, qui ci gioco. Allora, io ragazzi, libro sui gatti, dai. Io ragazzi vi dico Max Verstappen. questo mi... No, scusate. Dario schiappa il film. Ah, diario di una schiappa. Mamma, beh, lascia stare. Comunque ragazzi, io ragazzi vi dico Max Verstappen che vince, non anche so, io lo me la Red Bull quest'anno può far bene. C'ho il dubbio anche io. Forse non in Bahrain, però, perché il motore sarà ancora. Allora, se si sono nascosti, e io penso, diciamo, simulando tutti quei problemi, vabbè. Io un applauso. Tranquillo, che Raffaellani va bene. Binotto è ottimista. No, tranquillo, è ottimista. Se lo dice Binotto. Guardate che devo anche eliminare il gatto. Comunque ragazzi, altro sondaggio. No. Come li hai? No. Ci dissociamo. Dai, gatti, ci dissociamo col gatto. Dai che si rivede lo specchio. Oh mamma mia, sentono rumori. Oh, bella Madonna. Fatalmente. Lo sta ammazzando, porello. Ma no! Io ragazzi mi dissocio da questa. Dai. Io ragazzi mi dissocio da questa cattiveria verso gli animali. No, la verità è che il rumore era la porta. Dove sta andando? Cosa stai facendo, Andre? Questo è quando guarda in no giro. Ci sta facendo vedere cosa guardate... fa. Point Bob, you are Andre when he's watching your lap. Quando guarda il taccuino è in Russia. Fateci caso che Raffaele Hiroshi ha tolto l'immagine per non far vedere al gatto le violazioni subite dal gatto di Andre. No! Comunque, facciamo un gioco carino prima di chiudere. Miglior casco dell'intera griglia. E chi l'ha guardato i caschi? Io dico Stroll, c'ha un casco spettacolare, il mio punto di vista. Il mio è abbinato alla macchina, per il resto per me. Però mi piace quel verde lì. Poche. Vediamo. Ma guarda, avevo un post dove mi ero visto tutti i caschi. Adesso me li vado a rivedere. Che c'ho qualche idea, ma adesso io dico Stroll, ma perché tutti. Proprio intanto non si sa cosa sta facendo Andre. Che inquadratura è? Ma cosa? Sì, è un po' doppio senso quella inquadratura. Ma perché? Che ma perché? Io vorrei mettere una cosa. È andato. Non la posso mettere. Comunque, dalla chat cosa dicono per quanto riguarda. No, c'è solo Mark che ha detto fermate Andrea. Eccoli. Ma. Io tra tutti, Stroll, sinceramente, quel colore verde mi piace un casino. Allora, Vettel mi pare che però non corre più col casco rosa. No, ha spiegato. No, da come ha spiegato, ha detto che in teoria ci sarà mezzo color rosa per via dello sponsor, visto che lui adesso ha acquisito i diritti dello sponsor BWT. Ma quello di Ricciardo comunque spacca, perché è sempre il casco fuori dagli schemi. Gli altri, tutto sommato, le linee sono quelle. Dovrei rivederli dal vivo, perché così, insomma... Sì, c'è quello di Alonso che sembra il casco dei mondiali, quello del 2005-2006. Sì. Che pure, insomma, è più, diciamo, un flashback. A proposito di Alonso, è stato strano rivederlo in pista a un certo punto, quando lo faceva vedere nei test, perché non eri più abituato a rivederlo. Però la posizione di guida non mi ricordavo che era così tanto basso. Non solo,
Non so per quale motivo quest'anno si sono soffermati di più sull'altezza dei piloti. Si è visto quanto è differente l'altezza dei piloti quando guidano. Sì. Cioè, sono piloti che sono raso terra e altri che stanno palesemente più in alto. La differenza la puoi notare soprattutto da Vettel, che con la Ferrari era molto più basso, invece con la Aston Martin è diventato molto più alto la sua postazione di guida. Anche in Ferrari, sia Leclerc che Sainz molto alti rispetto agli altri anni. Mi ricordava la Ferrari con la postazione dei piloti, quella di Raikkonen nel 2014, che te vedevi sto casco tipo mongolfiera che sbucava, ed era molto, molto strano vedere tutte queste differenze di sella lì tra i vari piloti. Per vedere dove metto per i limiti della pista, quindi c'è i richiesti. può essere. Direzione di gara diretta da Mark 17. Ah no, scusate, mica salvo, volevo dire. Vabbè, vedremo cosa succederà. Vabbè, già venerdì avremo degli indicatori un po' più chiari, diciamo. Di solito o no? Mi sa che Andrea, sì, Lungagnani, mi sa che Andrea Lungagnani ci sta, è quasi l'una, l'una meno 5. Va bene, signori, io vi ringrazio tutti. Ovviamente in primis ringraziamo Alberto e Mattia per essere stati qua, per il risultato, grande gara. E insomma, vediamo come andranno le ultime tre. Cerchiamo di mandare nella vetta. Raffaele sta raccogliendo il gatto dal cuscino. L'altra quella del tiro, quasi. Che c'ha il vizio di impicciare, di mettersi in pizzo, quindi è un attimo che poi crolla. Poi boom. Facciamo le visuali, se cade, però. Vedremo la prossima domenica che umore saremo tutti quanti, Tranquillo. Benissimo, cosa vuol andare storto, scusate. Ecco, a posto, perfetto. Assolutamente. Hanno spostato il muro di Grosjean, vero? A posto. Chi ci morirà stavolta? Quella è la domanda. No, ci dissociamo, dai. Mannaggia la miseria. Comunque io quell'incidente, prima che uscisse, diciamo, la computer grafica, e sono testimoni alcuni miei amici, avevo fatto uno schizzetto improvvisato col cellulare, l'avevo ricostruito io prima delle analisi, che come era successo con l'incidente. Futuro perito, ingegnere De Novatri. Va bene, signori, noi con questa vi salutiamo. Vediamo l'ultimo messaggio in chiusura che ci sta mostrando. Non ancora polemiche, niente. Non riescono proprio a sono ancora polemiche. Io concluderei con questa. Sono polemiche. Aspetta. Oh, no, Taz, cosa no? No, ragazzi, no. Aiuto. Taz che balla con gli occhiali. Taz che balla, no. E allora siamo a cavallo. Se Taz balla, io a sto punto lo rimetto, scusate. Rispondo. Dov'è? Eccolo qua. Ma che cos'ha degli orecchini? I grandi retroscena. Mamma mia. Ma perché? Perché intanto Andrea risponde con calma di Gagliali. Io direi che su queste immagini questo si può chiudere. Sì, e dopo questa notizia, come facciamo come Top Gear? Dopo questa notizia bomba. Fatto il mio. Ai ai ai. E va bene, signori, grazie a tutti per averci seguito. Buonanotte. E ci vediamo alla prossima. Ricordiamo, siamo contrariati tutti. Ciao.